Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Ieri alle ore 18 allo Stadio Picco di La Spezia è andata in scena la partita tra lo Spezia e la Roma, valida per la 19ª e ultima giornata del girone di andata. Bella, netta e perentoria vittoria da parte della squadra giallorossa, 2-0 in terra ligure. Una Roma decisamente convincente, nella fase difensiva ormai ne avevamo preso atto da tempo. Il terzetto composto da Mancini, Smalling e Bagnez funziona alla meraviglia e anche gli esterni ieri sono andati molto bene, sia Selic che Zaleski, che sono da due partite molto più propositivi. Il polacco è tornato quasi ai livelli della scorsa stagione. In mezzo al campo Cristante e il professor Matic hanno fatto una partita veramente di sostanza, e davanti ha funzionato il tridente fra El Shaarawy, Dybala, che gioca un calcio veramente spettacolare, e Tammy Abraham, ieri autore del suo quinto gol stagionale, ma di una rete veramente molto molto bella. C'è da dire una cosa, che quando si hanno i campioni, quelli veri, come in questo caso Paolo Dybala, le partite vengono messe in discesa, proprio perché sia sulla rete di El Shaarawy dell'1-0 che su quella nella seconda frazione di gioco di Tammy Abraham c'è pesantemente lo zampino dell'asso argentino, che in entrambe le occasioni è riuscito a mettere davanti alla porta i propri compagni. È inutile ormai rivangare il passato e pensare a quei 45 giorni da quando si infortunò calciando il rigore contro il Lecce, per tornare poi nell'ultima partita contro il Torino. Probabilmente la Roma oggi avrebbe qualche punto in più, così come non si può recriminare neanche sull'infortunio che ci ha privato del centrocampista probabilmente più forte presente sulla rosa, quel Gini Wijnaldum, che abbiamo visto solamente per pochi minuti nella prima giornata in quel di Salerno e che sembra essere prossimo al rientro. La Roma è una squadra dura, difficile, ostica da affrontare. Non è una squadra che dà spettacolo in fase offensiva, ma è tremendamente quadrata, è difficilissimo farle gol e nei momenti opportuni riesce sempre a trovare poi l'occasione giusta per punirti e fare male. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, abbiamo visto come Mourinho è riuscito a far crescere questa squadra. Ci ritroviamo al 23 di gennaio, con una qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dove andremo ad incontrare la Cremonese la settimana prossima allo Stadio Olimpico, che ha clamorosamente eliminato il Napoli, quel di Napoli la settimana scorsa. Siamo al barrage, chiamiamoli sedicesimi di finale di Europa League, dove andremo ad incontrare una squadra, il Salisburgo, che è tutt'altro che semplice da affrontare, ma contro cui la Roma darà sicuramente il massimo. E soprattutto abbiamo chiuso il girone di andata a 37 punti. In questo momento al terzo posto in coabitazione con l'Inter, che però stasera dovrà giocare il posticipo contro l'Empoli allo stadio di San Siro, e anche la Lazio deve giocare ancora contro il Milan e potrebbe agganciarci a 37 punti. Fatto sta che con la penalizzazione della Juve la Roma chiuderebbe comunque, in qualsiasi caso, anche con la vittoria della Lazio e dell'Inter, al quarto posto. 37 punti, facendo una proiezione matematica, vorrebbero dire 74 punti alla fine del torneo. Tenendo conto che la rosa non è molto lunga, soprattutto in difesa e sulle fasce, dopo anche soprattutto quello che è successo a Karsdorp, e non sono per niente poche. Della stagione 2017-2018 che la Roma non riesce ad arrivare a 74 punti. Ora chiaramente è solo una media, una proiezione, però da quando si è ripreso il campionato la Roma in quattro partite ha fatto 10 punti, vincendone 3 contro Bologna, Fiorentina e giusto appunto contro lo Spezia ieri, e pareggiando in rimonta a Milano una partita che ormai sembrava persa. Questo sta a dimostrare come la Roma sia una squadra che sta sempre sul pezzo, sempre pronta a giocare fino all'ultimo minuto, fino all'ultima palla, che non si dà mai per vinta e quindi rappresenta al 100% lo spirito mourinhiano.
Altra cosa importante da sottolineare è che questa squadra, nonostante in settimana ci sia stato, si è esploso il caso Zaniolo, che ha rifiutato la trasferta di La Spezia, rifiutando di andare con i compagni alla Spezia, non si è fatta minimamente influenzare da questo aspetto, nonostante anche l'assenza di Pellegrini, che alla Spezia c'era, è rimasto per 90 minuti in panchina perché dalla partita contro il Milan aveva dei problemi muscolari che doveva gestire. Abbiamo visto anche la settimana scorsa che contro la Fiorentina ha fatto molto molto fatica, tant'è che tutti i calci piazzati li aveva battuti Paolo Dybala. La Roma è una squadra vera che probabilmente in questo momento manca di un vero regista, di un vero faro a centrocampo e probabilmente del miglior Spinazzola a sinistra, o comunque di un giocatore che sappia arare la fascia. Ma è una squadra che sta sempre sul pezzo, con i compagni sempre pronti ad aiutarsi l'un l'altro, e se non dovessero esserci nuovi infortuni, se la Roma riuscisse a recuperare bene Wijnaldum e magari a sistemare il discorso di Zaniolo in questa settimana, quindi reintegrare il calciatore con una testa differente o avere un nuovo acquisto in quel reparto, potrebbe sicuramente dire la sua da qui alla fine dell'anno. Ricordiamoci sempre che questa squadra è allenata da un allenatore che, prima di allenare i giocatori nei piedi, li allena veramente nella testa, e questo sta entrando prepotentemente nel mondo Roma. Lo stiamo vedendo partita dopo partita, e di questo siamo assolutamente contenti. Il calendario ora ci mette di fronte una partita sulla carta proibitiva, quel Napoli che in questo momento è a 13 punti dalla Roma, ma che deve stare attenta alla Roma, perché anche nella partita di andata la squadra giallorossa subì la rete di Osimhen a 10 minuti dalla fine, e per una piccola disattenzione di Smalling, ma soprattutto per un gol straordinario da parte di Osimhen. Il Napoli è una squadra che sta andando bene, ma che in questo gennaio ha già perso due partite: quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dove Spalletti ha messo 8 riserve, quindi probabilmente aveva anche messo in conto di non passare il turno, insomma, e la partita contro l'Inter di Milano, ma poi si è ripresa, è andata a vincere prima a Genova, poi ha vinto in casa, e l'altro giorno anche nel derby di Salerno l'ha portata a casa con un 2-0 abbastanza agevole. Però c'è da dire che la Roma andrà a Napoli, sono sicuro che farà una partita veramente veramente importante, e di questo sono certo perché l'ho notato ieri negli sguardi dei calciatori. C'è la convinzione di voler far bene, c'è la voglia di portare a casa un risultato prestigioso. In questa situazione la Roma è uscita indenne dalle tre trasferte probabilmente più difficili, le due di Milano e quella di Torino. Due pareggi, 1-1 a Milano col Milan, 2-2 a Milano col Milan, 1-1 a Torino con la Juventus, siete riusciti a vincere 2-1 a Milano con l'Inter. Non è detto, insomma, che questa quarta trasferta, che è quella più impegnativa, possa riservarci un'ulteriore sorpresa. E poi c'è da dire un'altra cosa, che le quattro partite successive al match con il Napoli vedranno la Roma affrontare l'Empoli in casa, il Lecce fuori casa, il Verona in casa e la Cremonese fuori casa. Ora, non possiamo avere la presunzione di pensare che la Roma abbia 12 punti garantiti, ma chiaramente sono quattro partite in cui dovremmo fare il massimo in assoluto per ottenerli. E nel mezzo, il 1° febbraio, c'è anche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese da giocarsi allo Stadio Olimpico in partita secca, e a metà febbraio il 16° di finale contro il Salisburgo. L'unica piccola pecca, l'unico peccato è non essere arrivati primi nel girone di Europa League. Questo ci avrebbe permesso di evitare completamente questo turno e di giocare direttamente
a marzo dagli ottavi di finale, ma insomma abbiamo visto che poi il girone purtroppo si è messo male sin dall'inizio con la sconfitta in Bulgaria contro i padroni di casa del Ludogorets e la sconfitta anche interna contro il Betis di Siviglia, quindi passare il turno ad un certo momento era anche vista come un miraggio, ma la Roma ce l'ha fatta e quindi ora è importante che ci si concentri e che si diano fondo tutte le risorse a disposizione. In Coppa Italia e anche in Europa League bisognerà dare più spazio a quei calciatori che in questo momento stanno faticando a trovare spazio. Parlo di Solbakken, parlo di Çomurov, degli Belotti, dello stesso Shaarawy che ha dimostrato di essere un calciatore vero, di Spinazzola, di Kumbulla. E anche di Edoardo Bove, che bonariamente è stato definito cane malato da Mourinho, ma in realtà voleva intendere un cane rabbioso, cioè uno di quei giocatori di grande grinta, di grande determinazione, che è sempre lì pronto sul pezzo a sradicare il pallone agli avversari, sta dimostrando di essere un calciatore da Roma. Questo è lo spirito che ci piace, questo è lo spirito che vogliamo vedere. Ieri la Roma porta a casa 3 punti, dominando completamente la Spezia, nonostante, questo va detto, lo Spezia mancassero calciatori importanti, Nzola che aveva avuto un problema muscolare poche ore prima, Kiwior venduto 2 giorni prima all'Arsenal per 25 milioni di euro, Nicolao, altro difensore importante per lo scacchiere tattico dei bianconeri, squalificato. E poi Emil Holm che si è infortunato dopo pochi minuti, anche l'assenza di Simone Bastoni che era stato operato al menisco. Ma nonostante tutto la Roma è riuscita ad avere la meglio di un avversario che nonostante avesse messo in campo le migliori condizioni possibili dal punto di vista fisico e psicologico, non ha potuto nulla davanti a questa squadra. Detto questo, auguro a tutti i nostri radio web ascoltatori un buon proseguimento di serata. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.